Da sempre il motto di Neppe Edizioni è: ognuno nella sua unicità ha una storia da raccontare, la sua. E oggi qui al Salone Internazionale del Libro di Torino raccontiamo la storia di Anna Iollo. Anna, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Grazie a voi di questa opportunità che mi date di essere qui in questo contesto davvero così ricco di cultura, così pieno di vita, dopo anche questa fase difficile che abbiamo passato, e soprattutto vivere per me, che è la prima volta che pubblico, l'emozione di essere qui a presentare il mio libro. Mangiavo solo mele è il titolo del libro di Anna, è un libro che che parla di tre generazioni. Sì, esattamente. Il libro non ha una struttura narrativa, diciamo, ortodossa, no? Io ho lasciato correre nello scrivere il flusso dei pensieri e dei ricordi, e la storia della protagonista, che non ha nome perché poi potrebbe essere una qualsiasi donna, si dipana attraverso tre generazioni, perché la sua personalità è il frutto di quello che erano le donne che l'hanno preceduta. E il libro vuole proprio raccontare come a volte anche liberarsi dalla cultura e da ciò che ci ha preceduto può essere difficile, può essere complicato, scoprire se stesse e accettarsi per quello che si è realmente, no? Quindi vivere la propria vita secondo quello che si è, senza essere schiacciati dai modelli che ci hanno preceduto. E quindi ecco, è una sorta di amore e odio verso ciò che ci precede. Ciò che colpisce è indubbiamente il titolo, che è molto particolare. Mangiavo solo mele è un po' rappresentativo di quella che è la nevrosi della protagonista, che è sullo sfondo. Non ne ho voluto fare il tema centrale, ma è un filo conduttore. La complessità e la difficoltà che lei si trova ad affrontare le fanno attraversare un momento di grande sofferenza, e quindi è una delle espressioni delle sue nevrosi è questo rifiuto del cibo. Quindi parlare dell'anoressia, un tema molto attuale che può nascere proprio anche dai propri conflitti interiori e dalle proprie contraddizioni interiori, dalla difficoltà di accettarsi per quello che si è. Ci ritroviamo all'interno di questo contesto che è un salone, ma un salone anche della rinascita. Sono stati degli anni veramente difficili perché c'è stata una pandemia globale, chiaramente un lockdown, però quanto la scrittura ti ha aiutato? È stata un'arma preziosa, immagino. La scrittura, almeno per me, ha anche sempre avuto un significato terapeutico, no? Nel senso che mi ha sempre aiutato a conoscermi meglio. Durante la pandemia sicuramente ho avuto, per me che lavoro, faccio diciamo un altro lavoro, la scrittura è una grande passione, mi piacerebbe avere più tempo, ma comunque la pandemia, ecco, di positivo ho avuto che mi ha aiutato a ritagliarmi più tempo e soprattutto mi ha aiutato a riflettere di più. E quindi questo libro è anche il frutto di questa fase, però è bello, diciamo, vederlo qui adesso in un momento di rinascita e vedere il successo di questa insomma manifestazione, perché credo che sia veramente l'amore per i libri e per la lettura è qualcosa su cui dobbiamo tutti puntare. Sicuramente. Tornando al libro, alla struttura di cui parlavamo prima, ciò che mi ha colpito in questo caso in particolare è proprio questa struttura da tragedia greca, quindi c'è prologo, parodo e via discorrendo. Come mai? Il perché, diciamo, il motivo è che io volevo proprio dare, come dire, una articolazione forte alle varie fasi, no, di questa storia. Quindi il prologo è ciò che accade prima, no, tre generazioni fa, nella generazione prima. Poi ci sono, diciamo, gli stasimi, che sono come dire, delle riflessioni, dei momenti particolari. Poi c'è il vissuto, diciamo, quello che si sviluppa nel presente della narrazione, che è il rapporto di lei con la madre, che è un elemento molto importante della narrazione, e poi, diciamo, la conclusione, no? Quindi l'epilogo, che è una sorta di rinascita, di liberazione, di riscoperta di sé. Abbiamo parlato di scrittura, immagino che quindi ci siano altri progetti.
previsti? Allora, questo romanzo nasce un po' per caso, nel senso che poi non c'era dietro una volontà, no, di... però è stata un'esperienza meravigliosa che mi ha fatto capire che per me la scrittura, scrivere, è una cosa seria, e quindi ho già cominciato a lavorare al mio secondo, alla mia seconda opera. E noi allora ci auguriamo di poterti incontrare nuovamente e magari poter Senz'altro, presentare. Sarà un grande piacere. Innanzitutto grazie per essere stata con noi, grazie, grazie a voi. Questo appuntamento, per aver condiviso la tua esperienza con noi. Grazie, grazie ancora. Vi ricordo il libro di Anna Iollo, Mangiavo solo mele, che potete trovare sul catalogo di Neppedizioni www.neppedizioni.com.